Stamattina non abbiamo aperto perché vogliamo capire bene la legge che sta uscendo, perché ancora non ci sono le motivazioni per questa vendita che non è più permessa di vendere prodotti a base di canapa. Quindi per ora rimaniamo chiusi, aspettiamo tutta la sentenza e vediamo il da farsi. Sto togliendo i prodotti che per la legge non si possono vendere più. Perché comunque ci possono essere i controlli, non so a cosa si va incontro, quindi meglio smaltire, buttare addirittura questa merce che ad andare, diciamo, in stazioni più pericolose. Poi c'erano più di 1.000 negozi di cannabis shop, quindi pensare quante persone possono andare in mezzo a una strada, quante persone hanno investito su questo tipo di negozio. E da un momento all'altro dobbiamo, non dico chiudere perché alcuni prodotti si possono ancora vendere, però la maggior parte dei prodotti che noi vendevamo, ora, come dice la legge, non li possiamo vendere. Ragazzi come lui, il mio amico Salvatore, hanno investito soldi per crescere, per fare qualcosa di buono. Legalizzassero tutto, tanto è naturale, non fa male, fanno male solo le tasse che ci fanno pagare. Vogliono lavorare questi ragazzi, che devono fare? La malavita la deve vendere, la deve vendere la malavita. Lui ha investito, lo Stato ci deve aiutare. Sì, abbiamo svuotato non tutto il negozio, ma un 30% del negozio. Perché, ti ripeto, non abbiamo solo derivanti dalla canapa, ma abbiamo anche concimi, terriccio, vasi, abbiamo tutto anche per il giardinaggio. Un 70% di danno l'abbiamo avuto, sì. Perché comunque la canapa era in espansione, e la gente ormai ne era interessata del prodotto. Ma non solo, non parliamo solo di infiorescenze, anche di tisane, oli alla canapa, tutti i derivanti alla canapa. Noi siamo una squadra di 8 persone e siamo 3 negozi, tra cui qualcuno che già si stava costruendo una famiglia, che già hanno figli, bambini, piccolini. E stavano costruendo una famiglia, perché comunque ti ripeto, l'espansione della canapa stava diventando molto forte. Quindi le cose stavano andando bene. C'ho solo una parola da dire a Salvini e basta. Che in tutto questo che si è creato dalla Cassazione, che ha dato il no alla cannabis light, ha solo fatto blindare la camorra e tanto altro. Punto. Io faccio un'attività di grow shop, vendo materiale per l'agricoltura in genere, di tutti i tipi, però specializzato per agricoltura di cannabis. L'informazione della cannabis, l'uso ludico, l'uso ricreativo distrugge tutto, distrugge il narcotraffico, vero senso della parola, l'autoproduzione. Il governo si applica su negozi di cannabis light che sono ragazzi normali, persone normali che lavora e ha dato anche lavoro, anche lavoro. Ci sono, non so, da 400 ettari di terreno, mi sa 4.000 o 40.000 addirittura che coltivano cannabis light. Faccio una vita sportiva, non mi vieta di fare lo sport, le cose che mi piacciono a me, fumo, sto rilassato, mi tiene lontano dallo stress, non vedo perché è una cosa negativa.